Sono in compagnia di questo proiettore GP15 mini prodotto dalla DB Power da circa 2 settimane e oggi sono finalmente pronto a dirvi la mia opinione e soprattutto a raccontarvi com'è stata la mia esperienza di utilizzo in tutti questi giorni. Partiamo subito dalle specifiche salienti. Abbiamo una luminosità di 1800 lumens, uno schermo proiettato tra i 32 e i 120 pollici a seconda dello spazio di proiezione che va da 1 a 3 metri, un aspect ratio in 4 terzi o 16 noni tranquillamente settabile e un peso di 944,5 grammi, quindi prodotto estremamente compatto. Da un punto di vista estetico, la parte frontale è dominata dalla lente del proiettore, da sottolineare questo scalino, sorta di scalino che viene fuori svitandolo e che serve a regolare l'altezza di proiezione. Sul retro troviamo invece due porte USB, una porta HDMI, l'ingresso VGA, ingresso AV e jack cuffie. Sentite il rumore della ventola. Si tratta chiaramente di un rumore isolato, quindi che viene particolarmente saltato, però è sicuramente uno degli aspetti che mi ha convinto di meno. Il lato destro è invece caratterizzato dal connettore per appunto la presa elettrica, sulla parte superiore troviamo invece i pulsanti fisici che servono appunto per poter accendere il proiettore e regolare la proiezione manualmente. Non manca nella confezione di vendita il telecomando, devo dire assolutamente funzionale, molto comodo da utilizzare. Le due rotelle superiori, una per regolare l'inclinazione di proiezione e l'altra ovviamente per regolare la messa a fuoco. Ma vediamolo in funzione questo proiettore. Vedete, siamo in questo caso in una condizione di luminosità, c'è luce chiaramente diurna che entra dall'esterno e soprattutto un faretto puntato sulla parete. Ho scelto di utilizzare la parete e non un vero e proprio telo perché effettivamente è probabilmente ciò che tutti noi abbiamo a disposizione in casa. Guardate invece la resa nel momento in cui c'è un totale buio nella stanza dove avviene la proiezione, decisamente meglio, quindi utilizzato all'interno devo dire che è assolutamente funzionale. Il software è davvero molto semplice ed intuitivo, vedete si va a scegliere la sorgente di input, in questo caso io scelgo l'SD perché appunto ho inserito l'SD e una volta inserita l'SD i file vengono suddivisi per tipologia ed è possibile navigare all'interno delle directory dell'SD attraverso il file manager integrato nel proiettore. Vedete, io qui sto aprendo una fotografia scattata con la reflex in 4 terzi, file anche abbastanza pesante, eppure il proiettore lo apre senza alcun problema. Possibile chiaramente impostare lo slideshow e quindi le fotografie vengono, c'è il passaggio da una fotografia all'altra in automatico e ripeto, devo dire, nonostante si tratti di file particolarmente pesanti, il proiettore riesce tranquillamente ad aprirli, il software è assolutamente convincente, c'è una navigazione veloce all'interno delle cartelle, per cui da questo punto di vista sono rimasto assolutamente convinto. Soffermandosi poi su una fotografia è possibile appunto andare a vedere tutti i dettagli, dalla risoluzione, alla grandezza, alla data, all'orario in cui è stata aggiunta sulla SD. Discorso analogo per quanto riguarda i filmati. Per potervi dare un metro di paragone ho inserito dei filmati .mov girati con la reflex che solitamente a livello di codec, quindi di codifica, creano alcuni problemi soprattutto a questi dispositivi esterni. Eppure devo dire che il proiettore in questione, questo DB Power, è riuscito a gestire i .mov senza particolari problemi. Vedete, possono essere anche selezionati 2 filmati contemporaneamente e poi aperti in successione e tranquillamente il proiettore li ha aperti. Certo, con file particolarmente pesanti, come per esempio gli MKV estrapolati dai Blu-ray, devo dire che qualche incertezza l'ha avuta, non è certamente un proiettore pensato, che ne so, per il 4K, però in linea generale devo dire che la proiezione di filmati, che poi evidentemente è uno degli utilizzi probabilmente per cui è stato pensato questo proiettore, è assolutamente convincente. Quindi per dargli impasto dispositivi file, insomma come i .avi, insomma queste estensioni qui, devo dire che mi ha assolutamente convinto. Questo è il menu interno
per quanto riguarda la parte fotografica, e questi invece sono i controlli manuali della proiezione. Quindi è possibile intervenire sul contrasto, sulla luminosità, sulla gamma cromatica. Insomma, da questo punto di vista, un prodotto che devo dire mi ha assolutamente convinto. Il prezzo di listino supera i 100 euro, ma in realtà questo GP15 Mini prodotto dalla DB Power si riesce ad acquistare attraverso Amazon per una cifra di poco superiore agli 80 euro. Come avrete capito dalla recensione, si tratta di un prodotto che dà il meglio di sé in determinate circostanze, ideale per poter magari vedere un film nella propria stanza, nel proprio salotto, ma che magari presta il fianco in situazioni un attimino più complesse, magari in ambienti un po' più grandi. In ogni caso, vi rimando alla mia recensione scritta, che trovate linkata qui in descrizione, nella quale ho approfondito un po' tutti gli aspetti di questo proiettore, e che è ovviamente online da pochi minuti su tecnoandroid.it.